un corso sulla gestione delle emergenze neonatali e pediatriche dedicato ai genitori che sono i primi a dover gestire certe situazioni. È quello che si svolgerà gratuitamente a Monte San Savino nella Valdichiana Aretina. Il corso nasce con l'intento di insegnare ai genitori a gestire la crisi, ma soprattutto a mettere in atto, senza farsi prendere dal panico, le manovre salvavita nell'attesa che arrivi il mezzo di soccorso. Sono spesso le prime semplici manovre che realmente salvano i bambini, come è accaduto in passato nel caso di un piccolino salvato grazie proprio al colloquio tra la mamma e il 118. Manovre importanti, quindi, che i genitori devono conoscere per evitare conseguenze talvolta irreparabili. L'emergenza pediatrica è sempre un momento di intenso coinvolgimento emotivo e per il familiare lo è ancora di più. Il corso è gratuito, si svolgerà il 18 ottobre prossimo dalle 16 alle 19 nell'auditorium di Palazzo Galletti. Tramite l'ausilio di manichini, gli infermieri del 118 spiegheranno e faranno provare le manovre di disostruzione di un corpo estraneo sul lattante e sul bambino e le prime manovre di rianimazione cardiopolmonare. Le manovre di disostruzione nel lattante del bambino sono fondamentali perché ancora ad oggi muoiono bambini per ostruzione da corpo estraneo completa. Se il bambino è piccolo, da 0 a 1 anno, la presa corretta è quella di metterlo, come diciamo noi, a cavalcioni nel nostro avambraccio. Mettersi seduti, appoggiare il bambino completamente nella nostra gamba, di modo che non cada, e dare con la parte ossea del palmo della mano, fondamentale, 5 colpi in mezzo alle scapole. I colpi devono essere forti perché devono quantomeno far dislocare il corpo estraneo. Se ciò dopo 5 colpi non è successo niente, viene dato indicazione di girare il bambino nell'altro avambraccio, appoggiarlo sull'altra coscia e con 2 dita comprimere il torace per 5 volte.